Ora vediamo le proprietà delle lenti divergenti. Hanno questa forma e hanno la proprietà di allargare i raggi provenienti dall'infinito parallelamente all'asse ottico. Si comportano in modo simile allo specchio convesso, perché anche lui faceva allargare i raggi provenienti dall'infinito. Solo che, come al solito, lo specchio li riflette all'indietro, invece la lente, essendo fatta di vetro, di un materiale trasparente, non riflette i raggi, ma si lascia attraversare dai raggi, e però li allarga e li fa divergere come lo specchio convesso. Li fa divergere con angoli tali che i prolungamenti all'indietro dei raggi veri, dei raggi divergenti, i prolungamenti all'indietro vanno a finire in un punto detto fuoco. Quindi la lente divergente focalizza non i raggi veri, quelli si allargano, sono questi colorati di rosso. Questi raggi veri non si focalizzano in nessun punto e non si incontreranno mai. Ma la lente divergente focalizza invece i prolungamenti geometrici all'indietro dei raggi veri. Quindi questo fuoco è un fuoco virtuale, perché lì non ci vanno a finire i raggi veri, ma i prolungamenti geometrici all'indietro. Perciò la distanza focale che c'è tra la distanza tra il fuoco e il centro della lente, la distanza focale anche in questo caso è considerata negativa per convenzione. La lente divergente naturalmente ha un secondo fuoco, anche la lente convergente aveva due fuochi, per noi questi due fuochi saranno sempre alla stessa distanza dal centro della lente, in quanto la curvatura della lente a destra e a sinistra è identica. Il secondo fuoco F' lo capiamo il ruolo che ha se immaginiamo che i raggi paralleli all'asse ottico provenienti dall'infinito provengano non più da sinistra ma da destra. Quindi immaginiamo tutti questi raggi che arrivano da destra, vengono fatti tutti divergere a sinistra della lente, quindi a sinistra della lente si allargano, ma i loro prolungamenti geometrici all'indietro vanno tutti a focalizzarsi nel fuoco. Anche questo è un fuoco virtuale perché lì non arrivano i raggi veri. I raggi veri abbiamo detto che divergono a sinistra della lente, ma vanno a convogliare in quel punto, vanno a focalizzarsi i prolungamenti virtuali, i prolungamenti geometrici. Quindi questo fuoco focalizza i prolungamenti geometrici ed è quindi un fuoco virtuale.